Buon salve ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo fantastico video in cui, come avrete detto nel titolo, andremo a giocare con quella che consideriamo l'arma più competitiva del gioco. Stiamo parlando della scarlatta, o più precisamente della scarlatta prodigiosa, perché sì, l'abbiamo prodigiata entrambi e il prodigio aumenta veramente di parecchio la gettata. In realtà sulla carta è poca, ma vi assicuro che in game ve ne accorgete. E per quale motivo la definiamo l'arma più competitiva del gioco? Perché è un'arma che premia il suo giocatore. Cosa vuol dire? Che se noi giochiamo normalmente con quest'arma, come giocherebbe chiunque, insomma, cercando di fare colpi in testa, ma magari non siamo particolarmente forti, non riusciamo a farlo, l'arma rimane essenzialmente un cannone portatile, un po' particolare, però alla fine un cannone portatile come tutti gli altri. Mentre se andiamo sempre in testa, facciamo sempre kill in testa, quindi cerchiamo di giocare con un po' più di skill, un po' più di abilità, l'arma veramente diventa qualcosa di allucinante, perché si attiva il perk e quindi ci ricarica i proiettili nel caricatore facendo kill precise e inizia la rigenerazione della salute, il che è veramente veramente molto buono. Ma adesso lo vedrete direttamente in partita. Ok, siamo in desolazione, in controllo, quindi adesso vediamo un po', perché la mappa ci sta, è una mappa che ha degli spazi molto variegati, una Nutella. Secondo me è difficile da usare dalle corte distanze la scarlatta, nel senso che non si riesce molto bene. Io infatti ho un'arma totalmente da media distanza. Eh sì, media, beh, col prodigio, come sono morto. Col prodigio anche dalle lunghe in realtà se la cava bene, eh. Diciamo che il fatto della competitività che dicevo, delle kill precise, viene reso ancora più difficile dal fatto che comunque è un cannone portatile a impulsi, quindi questa combinazione lo rende abbastanza difficile da fare le kill precise. E tu avevi il fusione, ovviamente. No, vabbè, comunque è una delle armi che col prodigio cambia più radicalmente, perché non so se vi ricordate, ma proprio appena la maledizione di Oside era veramente un'arma penosa, eh. Sì, davvero, all'inizio faceva veramente schifo. Poi già con Warmind è diventata più forte. Questo prodigio è veramente un'arma che può stare, cioè tutti credo siano d'accordo nel dire che può stare anche lì. Oh, non c'è gente. Sarà anche a livello con Ala e compagnia. Vabbè, ciao. In realtà sì, l'ala riesco veramente, spesso riesco a recuperarla. Invece la lancia no, la lancia non ci riesco. L'ala però spesso sì, perché bene o male il danno è quello alla fine. Magari ovviamente l'ala, essendo un impulso, è più preciso, ha anche un mirino che zoom di più, quindi è effettivamente più facile fare kill precise, come andare comunque dalle distanze più lunghe. Ecco, dalle corte diciamo che non dà proprio il suo meglio, eh. Vorrei cercare di farvi vedere il perk attivato, magari contro due persone se riesco. Per esempio adesso il perk attivato, infatti è già tutta la vita piena. E il perk penso che sia veramente uno dei migliori. Al contrario, cioè sinceramente questa è una mia impressione, però al contrario del Morte Rossa di Destiny 1, mi sembra che il perk rigeneri veramente la vita. Cioè il Morte Rossa sì, sinceramente beh, non... funziona. Sulla carta il perk mi piaceva molto, ma poi giocandolo non è che mi sembra, cioè non mi ha mai dato veramente tutta sta vita. Invece questa la vita la carica veramente, esatto, non notavi l'effettivo cambiamento. Invece questa la carica, te la proprio un impulso e ti ricarica tutto, e considerando che ti ricarica anche il caricatore, è molto utile questa combo caricatore e vita, perché si riescono a fare doppie, triple, comunque si riesce a uccidere anche più di un nemico di fila, perché... Dicevo, avendo per esempio due persone contro, se io riesco a uccidere la prima senza che mi spari con un lanciagranate, se io riesco a uccidere la prima, ovviamente la difficoltà sta nel tenere sempre i colpi precisi sulla prima e cercare di comunque infliggere danno totalmente a quella e non alla seconda, altrimenti perché è inutile. Comunque vedete, con questo colancio ci siamo tradati. Se io riesco, dicevo, a tenere i colpi precisi sempre sulla prima e la uccido, mi si ricarica il caricatore, mi si ricarica la vita, è come se iniziassi un nuovo gunfight contro la seconda. Ecco, dalle corte no. Ok, fortuna questo mi ha salvato col pompa, ma dalle corte veramente no. Va accompagnata per forza da un'arma molto forte dalle cortissime distanze, perché è quello, porca miseria, è quello il suo lato negativo, secondo me. Ha una maneggevolezza molto bassa, dico, non la si riesce a spostare. Probabilmente... neanche se... Cioè sensibilità 10.000 è veramente qualcosa. Oddio, ho usciato uno. Quello che avevo appena fatto era l'errore che vi stavo dicendo prima, ovvero se ci sono due persone bisogna sempre sparare a una, non cercare di non confondersi. No. Ok,
cercare di non confondersi, di non sparare magari un'Africa una, un'Africa un'altra, altrimenti il perk non si attiva ed è abbastanza inutile. Vedete che la distanza veramente, la gittata aumenta veramente tantissimo. Madonna, mi sono incazzato con il prodigio. Quindi se lo droppate, che si droppa, non lo so, perché io l'ho droppato sulla terra facendo eventi, quindi non vi so dire con precisione come si droppa. Si droppa. Se lo droppate, veramente fatelo, perché non è nemmeno difficile da completare, basta fare kill in precise anche sulla terra o comunque in PvE. È un cambiamento radicale che ci sta veramente tantissimo, aiuta veramente parecchio. Però la lancia comunque sopra, secondo me. La lancia in realtà mi ci trade parecchio con la lancia, cioè scarlatta lancia. Faccio un botto di trade. Vedete che la precisione c'è comunque, perché anche dalle lunghe distanze riusciamo a rimanere precisi. Il trucco è non farsi ingannare dal rinculo, che secondo me è prettamente grafico. Zittito, non va ad arrivare. Cosa meravigliosa. Dicevo, il rinculo è prettamente grafico alla fine, perché boh, cioè secondo me poi non cambia in realtà di tanto. Oh, tizio mi sta uccidendo a pugni col martello. Ecco, se vi trovate davanti uno con un lanciaraggio, non riuscite ad ammazzarlo. Vabbè, questa presa che vi sa comunque molto chiaro. Sì, beh, quello è un po' in generale. Lanciarazzi. Magari appunto accompagnandola, non so, un fardello dell'eroe che se la cava molto molto bene dalle cortissime distanze, o anche comunque a una qualsiasi sidearm, o in generale appunto qualcosa che se la cavi dalle cortissime distanze, così c'ha il pugno. Lo sapevo io che andava troppo veloce. Ecco, un consiglio che vi do è di tenerla sempre al massimo della carica, perché è vero che ha il perk che ricarica, è vero che comunque shotta in 4 raffiche o 3 raffiche, però spesso se i colpi non vanno in testa è un po' difficile agganciare l'avversario, quindi prende, vi consiglio. Vi prende buona parte del caricatore, magari un solo fight, e a quel punto vi trovate molto molto svantaggiati con un secondo nemico, il caricatore carico, quindi per esempio col cacciatore, con la schivata che ricarica, si è una coppiata veramente bestiale. La lancia la salutiamo. Ecco, vedete il perk. Ok, vabbè. Diciamo che si era attivato il perk, facciamo finta. Il primo si era attivato, ma il secondo non sono riuscito a farlo. Comunque, il senso era quello. Sparando sempre e solo al primo, che non ha la lancia, magari, si riesce veramente a fare della buona roba. Quindi questa era l'arma. Abbiamo vinto, penso che non abbiamo giocato nemmeno male entrambi. Infatti, abbiamo fatto 27-24. Sì. Una buona partita, diciamo. E ragazzi, questa era l'arma. Io appunto vi consiglio di provarla, di cercare di droppare il prodigio, perché veramente cambia radicalmente, aiuta veramente parecchio in molte situazioni. E io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che scegliete bellissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, e anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao. Io sono Gaul per la tua luce. And me.